Ciao a tutti, da streamhard.com. Quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova Asus RTX 2080 in versione Strix. Partiamo subito dall'analisi della confezione, che come possiamo vedere è quasi identica a quella della 2080 Ti che abbiamo recensito qualche settimana fa. Infatti, l'unico valore che cambia rispetto al modello 2080 Ti è il valore di gigabyte disponibile per la scheda video, che in questo caso sono 8 GB invece di 11 per quanto riguarda dalla 2080 Ti. Nella parte frontale della confezione troviamo, oltre all'immagine del prodotto, anche alcune tecnologie di Asus e alcune tecnologie di Nvidia come Ray Tracing ed Ansel. Nella parte posteriore invece del prodotto, anzi della confezione, troviamo alcune didascalie che spiegano le caratteristiche principali del prodotto, come ad esempio la tecnologia Max Contact e la tecnologia Axial Tech per le ventole. Inoltre sono indicati i 3 anni di garanzia, quindi un anno in più rispetto allo standard. Inoltre sono indicate le caratteristiche tecniche e l'uscita video. Adesso andiamo a vedere che cosa contiene la confezione e successivamente anche l'analisi della scheda video. All'interno della confezione, come bundle, troviamo solamente il CD driver e il manuale di installazione rapida e null'altro. Eccoci giunti all'analisi del dettaglio del prodotto. Partiamo come sempre dalla parte frontale della scheda video, che in questo caso presenta un dissipatore di generose dimensioni, equipaggiato con 3 ventole sempre di generose dimensioni, con tecnologia Axial Tech di Asus. Questa nuova tecnologia, secondo Asus, ha dei miglioramenti nelle performance sia a livello di rumorosità sia a livello comunque di temperature, in quanto va a ridurre le turbolenze e spinge un maggiore quantitativo di aria sul dissipatore sottostante in alluminio. Inoltre questo dissipatore è dotato della tecnologia Max Contact, quindi non ci sono più le heat pipe a diretto contatto con la GPU come avveniva nei vecchi dissipatori di Asus, ma c'è una superficie planare che assicura un maggior contatto con il die della GPU, quindi che si traduce in migliori temperature. Inoltre, come possiamo vedere, la cover è in plastica e in colorazione nera. Ci sono presenti dei fori, diciamo, che permettono il passaggio della luce dei LED che sono installati sotto la scocca. Questi LED sono RGB e sono, diciamo, settabili attraverso il software Aura Sync, che dovrà essere installato poi sul nostro computer. Inoltre, cosa possiamo dire sulla parte frontale? Possiamo vedere che la scheda video presenta un dissipatore con un'altezza maggiore rispetto allo standard. Infatti, come possiamo vedere, è il PCI Express, lo slot PCI, non PCI Express, scusate, lo slot PCI è più basso rispetto alla fine del dissipatore, quindi dobbiamo prestare attenzione a quando li installiamo nel nostro case. Infatti le dimensioni della scheda sono molto generose, infatti occupa 2,7 slot, quindi siamo molto attenti a questo punto. Per quanto riguarda invece la parte superiore della scheda video, è caratterizzata da diverse caratteristiche, come ad esempio la sostituzione del vecchio connettore SLI con il nuovo NVLink, quindi nuovo connettore proprietario di Nvidia per la trasmissione in parallelo dei dati fra 2 schede video. Inoltre abbiamo anche delle chicche proprietarie di Asus, come ad esempio, non so se lo riuscite a vedere bene, qui c'è lo switch per passare da un BIOS all'altro, BIOS Performance, BIOS Quiet Mode, quindi da massima performance e massimo rumore a minime performance accettabili e minimo rumore. Inoltre sono presenti 2 connettori di alimentazione 8 pin, dotati sempre del classico LED Asus che ci segnala il corretto funzionamento della stessa. Inoltre abbiamo, oltre al logo Strix RTX, abbiamo il logo ROG, che si illumina in base all'illuminazione dei LED che abbiamo visto anche nella parte frontale del prodotto. Per quanto riguarda invece la parte posteriore del prodotto, troviamo un bellissimo backplate in alluminio satinato in colorazione nera, con alcune serigrafie che ricordano i circuiti di un PCB. Inoltre abbiamo il logo ROG che si illuminerà sempre in base al colore che scegliamo in Aura Sync. Inoltre ci sono sempre anche qui delle chicche di Asus, ad esempio abbiamo i punti di misurazione del voltaggio della scheda video. Inoltre abbiamo anche il pulsante per spengere i vari LED presenti sulla scheda video nel caso non ci piacciono.
Come possiamo vedere inoltre sulle viti posteriori, quelle che tengono diciamo il dissipatore ancorato al PCB, abbiamo un bollino di garanzia, quindi non possiamo cambiare pasta termica o comunque smontare il dissipatore senza avere della garanzia. Infine togliamo il classico connettore PCI Express 3.0. L'estremità opposta alle uscite video invece presenta dei connettori 4 pin per quanto riguarda sia ventole sia connessioni ad altri LED compatibili con questo tipo di connettore. Infatti, che cosa troviamo? Oltre all'alimentazione per le ventole e i LED, troviamo anche un connettore 4 pin RGB, quindi possono essere collegati strisce LED. Che poi prenderà RGB, che prenderanno il colore scelto sempre in AuraSync e che si andrà a sincronizzare con il colore scelto sulla scheda video. Inoltre abbiamo altri due connettori 4 pin per delle ventole aggiuntive che si sincronizzeranno sempre con i regimi di ventole, regimi di rotazione delle ventole della scheda video. Infine, per quanto riguarda le uscite video, abbiamo a disposizione due HDMI 2.0, due DisplayPort e un connettore USB Type-C per collegare i visori in realtà virtuale. Le HDMI 2.0 sono fondamentali per riuscire a veicolare un monitor 4K a 60 Hz. Siamo arrivati alla fine di questo video unboxing e concludiamo elencandovi le specifiche tecniche di questo prodotto, così da evitarvi di andare a leggere delle tabelle molto noiose sulle specifiche tecniche. Questa scheda video, infatti top di gamma di Nvidia, è dotata di 2944 CUDA cores, 184 TMU e 64 ROPS, il tutto unito a 8 GB di memoria GDDR6 che operano a 14 GHz. Mentre per quanto riguarda il core, rispetto alla versione reference, troviamo un leggero overclock di fabbrica del circa 10%. Infatti, il boost clock per questa scheda video si attesta a 1890 MHz. Il tutto con inoltre un bus di memoria di 256 bit, che assicura quindi una bandwidth di 448 GB al secondo all'incirca. E questa scheda consuma standard 215 watt, quindi circa 35 watt in meno rispetto alla versione Ti. Dopo avervi elencato le specifiche tecniche e comunque illustrato le caratteristiche di questa scheda video, vi rimandiamo alla recensione scritta che troverete sul nostro sito web extremehardware.com per i vari benchmark e inoltre per la nostra valutazione finale. Quindi, dallo staff di Extreme Hardware è davvero tutto e al prossimo video unboxing.